Il Qatar è il paese al mondo con il numero più alto di contagiati rispetto alla numerosità della popolazione. Sono quasi 91.000 i contagiati, pari al 3,23% di 2,8 milioni di abitanti. A titolo di confronto, in Italia la percentuale è quasi dello 0,4%. Di fronte a questa situazione emergenziale, temi e punti chiave. Primo, la relazione tra Covid-19 e la Coppa del Mondo di calcio e migranti. Mettendo le mani avanti, il calcio, lo sport è cosa sana e importante da praticare per tutti. Però occorre segnalare l'irrisolta questione delle miserie e splendori del calcio, per citare Edoardo Galeano. Provocazioni di Pierpaolo Pasolini circa il calcio, leva del nazionalismo e soprattutto elemento di distrazione e alienazione di massa. Perché questi riferimenti? Perché l'eccezione calcio, che merita un trattamento diverso, non è insolito neanche in Qatar e ha a che vedere con i dati allarmanti descritti. Infatti, gran parte della diffusione di Covid-19 è stata attribuita ai campi di lavoro densamente popolati che ospitano circa 600.000 lavoratori migranti, molti dei quali incaricati di costruire gli stadi per il campionato mondiale di calcio del 2022. Almeno 34 lavoratori erano morti per la costruzione degli stadi. Ci sono state notizie recenti secondo cui diversi lavoratori hanno trascorso oltre 7 mesi senza essere retribuiti. Ma nonostante queste preoccupazioni, il Qatar ha assicurato che i lavori per la Coppa del Mondo continueranno come previsto e il ministro degli esteri del Qatar, lo Sheikh Al Thani, ha affermato di credere che questo sia parte della cura affinché il mondo torni felice. Nel Qatar il primo caso di contagio è stato confermato il 27 febbraio, ma è a partire dalla metà di marzo che il numero di casi è aumentato più rapidamente. Riguarda migranti molto, non solo quelli legati al mondo del calcio. I dipendenti, per esempio, del College of the North Atlantic, che è un college canadese incaricato dal Qatar di gestire un campus a Doha, hanno affermato di temere la perdita di posti di lavoro o rappresaglie da parte del governo del Qatar se decideranno di lasciare il paese durante l'estate. Il college impiega circa 650 dipendenti, in gran parte canadesi, e normalmente il personale straniero torna a casa per l'estate per evitare il caldo. Quest'anno l'aggravante della pandemia di Covid-19 giustificherebbe un comportamento consueto, però proprio intervistati dalla CBC News, diversi dipendenti hanno appunto affermato questa preoccupazione, anche dicendo che è stato loro detto che saranno costretti a tornare in classe quando l'insegnamento riprenderà a settembre, pur nell'incertezza della situazione, e questa decisione ha creato un po' sconcerto tra il personale universitario. Secondo tema, Covid-19 e petrolio. La pandemia ha rapidamente fatto crollare la domanda mondiale di petrolio di oltre il 20% rispetto al massimo del 2019. È una combinazione di crescenti forniture di energia rinnovabile e cambiamenti legati al crollo della domanda e del consumo, ma anche quelli potenzialmente permanenti nel modo in cui le persone lavorano attraverso lo smart working, crea grandi preoccupazioni. Nei giorni scorsi il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto le sue previsioni economiche per il 2020, affermando che la pandemia di Covid-19 ha causato un declino senza precedenti dell'attività globale. Per il Qatar le implicazioni sono immediate. Qatar Petroleum, il produttore di petrolio e gas dello Stato, aveva licenziato 800 dipendenti. Va tenuto presente che Doha è isolata dai mercati regionali negli ultimi anni, da quando Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain ed Egitto hanno deciso di tagliare i legami con il Qatar più di 2 anni fa per le accuse secondo cui il Qatar sostiene gruppi estremisti in tutta la regione. Terzo punto, tema, la app per monitorare la diffusione del Covid-19. Si chiama ETERAS, l'applicazione mobile di monitoraggio Covid-19 del Qatar. La particolarità rispetto per esempio all'Italia è che è stata resa obbligatoria per essere installata da cittadini residenti da fine maggio.
Inizialmente l'app era stata messa in discussione dopo che uno studio di Amnesty International aveva rilevato una debolezza nella configurazione che l'avrebbe esposta ad attacchi informatici. In ogni caso, l'app deve essere attivata all'uscita da casa per qualsiasi motivo, come parte delle misure precauzionali per prevenire la diffusione di Covid-19 nel paese. L'uso quindi dell'app non è facoltativo per i residenti. Coloro che non scaricano e utilizzano l'app possono rischiano fino a 3 anni di prigione o una multa di diverse decine di migliaia di dollari, secondo il comunicato di Amnesty International.